Eccoci qua ragazzi, eccoci qua. Oggi abbiamo un video bello interessante, secondo me. Abbiamo un video interessante, un video che secondo me dal quale si possono creare vari spunti. Holler manito, sono GA7, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette, non le manette, perché non ho le mitragliette, anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia. E benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di calciomercato, più o meno parliamo un poco di Napoli, di tattica e di eventuali sostituti. Ma ragazzi, prima di farlo, come sempre, voglio invitarvi a scaricare dal link in descrizione la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio. Ragazzi, mi riferisco ovviamente al numero DS. Numero DS rappresenta il futuro ed è completamente gratuita. Andate a scaricare dal link in descrizione che non ve ne pentirete. Ragazzi, unitevi all'evoluzione, unitevi alla rivoluzione e fatelo scaricando dal link in descrizione, numero DS. Detto ciò, ragazzi, parliamo della situazione, una delle situazioni più spinose del calciomercato del Napoli, della rosa del Napoli. Ne abbiamo parlato e riparlato, ragazzi. Ovviamente mi riferisco alla situazione del vice Lobotka, che non è l'unica situazione, ovviamente, da andare a risolvere nel Napoli, perché c'è anche la situazione del vice Anguissa. Ci sono varie cose che si devono andare ad analizzare e varie cose su cui secondo me bisognerebbe andare ad intervenire. Allora, la situazione di Demme, che è attualmente il vice Lobotka, nonostante giochi veramente molto, ma molto, ma molto poco, è una situazione complicata perché Demme pare che abbia chiesto la cessione. C'è chi dice che abbia chiesto la cessione, c'è chi dice che invece voglia rimanere. Comunque, la situazione di certo non è idilliaca e dalla Turchia vorrebbero chiudere per averlo sin da subito, però lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto, in prestito con diritto di riscatto con il Napoli che paga addirittura lo stipendio, cioè praticamente una roba che non se lo prenderanno neanche. Noi ci avevamo stipendio e che cosa ci entra a noi? Assolutamente nulla. E chiaramente il Napoli non preferisce questa cosa, ma in realtà neanche Diego Demme, perché Demme preferirebbe una cessione a titolo definitivo. Chiaramente ha comunque una certa età e preferirebbe non girare in prestito, essendo che i prestiti sono una roba che solitamente fanno calciatori più giovani che sono in cerca di una dimensione. È vero che Demme si deve rilanciare, però il prestito penso che sia una soluzione che non lo fa impazzire. Lui vorrebbe delle certezze ad una certa età, comunque ad un certo tipo di progetto, una certa lunghezza di contratto, ed ha tutte le ragioni di questo mondo. Il Napoli sappiamo bene che molto spesso opera molto poco, se non per niente, sul mercato a gennaio, e quindi l'eventuale cessione di Demme preoccupa i tifosi più diffidenti, per cui anche me, sul fatto che possa non essere sostituito. Vero è che se c'è Luciano Spalletti io sto più tranquillo, perché non è uno che dice sì, mi va bene tutto. Se ha bisogno di qualcosa lo dice, lo dice in conferenza, lo dice al presidente, lo dice alla dirigenza, lo dice a chiunque, perché è uno estremamente schietto. Chi ha avuto a che fare con lui lo sa, è aziendalista quanto volete voi, ma se gli serve qualcosa lo dice, perché a lui a fare le figure di merda non gli va per niente. E dunque si è parlato di tanti calciatori. Il Napoli sta provando a chiudere per Unai, una cosa che difficilmente si potrà realizzare nel mese di gennaio, e che probabilmente, nel caso in cui dovesse essere chiuso definitivamente, è un problema, diciamo, tra virgolette, per il giugno prossimo. Sicuramente Unai avrebbe tolto tante castagne dal fuoco, avrebbe risolto tanti problemi, però il Napoli, secondo me, se volesse il sostituto, eventualmente ce l'avrebbe in casa. E il sostituto, ragazzi, è Jorge Alastuey. Jorge Alastuey, nell'ultimo periodo, e ovviamente anche prima della sosta, stava incominciando e sta incominciando a racimolare tanti consensi, tanto amore da parte della tifoseria napoletana. Molti inizialmente, in realtà, l'avevano anche bistrattato, no? Ma chi è chiesto, è stato scartato lo Barcellona, gamma fa cucchista. Io invece ve ne parlai, vi feci un video, ragazzi, il 30 di settembre, in cui vi parlavo di questo calciatore, ve lo presentai e vi dissi chi è. Vi dissi chi è, il video così recitava: chi è Jorge Alastuey?
E ripeto, molti erano diffidenti, te poso tutto quanto forte, non è vero, non è per niente vero. E ovviamente quando ve l'ho presentato io sono stato chiaro, non è che ho detto lo conoscevo da una vita, perché non è vero, ragazzi, non conoscevo alla Stuey. Nel momento in cui il Napoli ha incominciato a trattarlo, mi sono informato e ho dato la mia opinione. Mi piace pensare comunque che io abbia un minimo di capacità nel, ovviamente non perché sono chissà chi, ma se si studia un pochino, se si prova ad analizzare un pochino di cose, se si guardano le partite, se si vedono i movimenti, se si leggono delle cose, degli articoli, dei libri, eccetera eccetera, si possono imparare tante cose. Penso di essere in grado di inquadrare un calciatore se mi ci applico, almeno dal mio punto di vista, chiaramente non è che quello che dico io è Bibbia, ci mancherebbe altro, anzi dico un cofano di stronzate sicuramente. Però mi sono informato, ho visto delle partite, ho visto ovviamente anche degli highlights, però se, soprattutto con i centrocampisti, ma in realtà con qualsiasi ruolo, se non vedi le partite non puoi capire effettivamente di che calciatore si tratta, perché con gli highlights vedi anche e soprattutto solo i momenti in cui hai il pallone, non vedi i movimenti senza palla, non vedi effettivamente le cose più importanti e quanto può effettivamente dare, cosa possa effettivamente dare in un contesto di gioco. Io quando ve lo presentai vi dissi che come vertice basso non ce lo vedo, ma nel senso che secondo me non ha ancora la disciplina tattica per poterlo fare. Chiaramente, ragazzi, passare dalla primavera, dalla Masia, passare dalla Masia alla primavera del Napoli, al Napoli prima squadra, non è una roba facile. Lui è principalmente una mezzala, è un incursore, uno che in realtà palleggia anche tanto, che ha un'ottima visione. Infatti può farlo il vertice basso, però a livello di preventive, a livello di mantenere la posizione, fisicità eccetera eccetera, tanto da migliorare. Sicuramente Spalletti lo può aiutare in questo. Però ragazzi, dato che Demme non è che abbia dato chissà quale apporto in questa parte di stagione, io ho una chance dalla Stuey, che poi magari alcune partite le può giocare da vertice basso, alcune partite da mezzala, altre da trequartista, secondo me uno veramente forte, uno che ha la stoffa per essere fortissimo. Ragazzi, se vedete le partite della primavera, è veramente più di un passo avanti, più di un passo e mezzo avanti rispetto agli altri. È veramente forte, 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 forte. Ottimo mancino, tiro da fuori, ottima visione, lancio lungo, ha il fraseggio, ha qualsiasi cosa, ha la progressione, nonostante non sia la sua migliore qualità. Ragazzi, io alla Stuey lo promuoverei immediatamente in prima squadra, l'ho detto anche a lui, e niente, spero accada. Se il Napoli non vuole sostituire Demme, secondo me il sostituto può averlo in casa. Detto ciò, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù, troverete anche GA7 Shorts, il mio canale dove pubblico tutte le clip, momenti iconici, momenti del canale, i tuoi preferiti. Noi ci vediamo la prossima volta, sempre comunque, tutta la vita, forza Napoli!